Ciao a tutti e benvenuti anche oggi al consueto appuntamento con il mio canale Ceramicanto. Anche oggi andremo a realizzare un bellissimo oggettino facile facile e, con l'argilla bianca e come dico sempre useremo attrezzatura di riciclo che abbiamo in casa e oltre all'argilla poi cuoceremo il nostro oggettino per chi non ha un forno. Da un ceramista più vicino che conoscete o dallo stesso fornitore dove avete acquistato l'argilla a prezzi abbastanza insomma contenuti. Detto questo, oggi andremo a realizzare questo carinissimo libricino. Come vedete, che poi ognuno di voi potrà completare scrivendo magari una volta cotto una bellissima dedica sopra. Adesso quindi cominciamo l'esecuzione del lavoro. Ecco, qui inquadriamo sul piano e prendiamo come al solito il nostro pezzo di argilla. Abbiamo detto argilla bianca, così almeno una volta cotto il nostro oggettino sarà di colore bianco, quindi più facile per poter scrivere, come dicevo prima, una carinissima dedica magari sopra. Questo potete dipingerlo sia con i colori ceramici per chi è esperto con tali colori, oppure potete dipingerlo a freddo, con la ceramica a freddo o con altre tecniche a freddo, insomma, questo lo lascio decidere a voi. Il pezzo che sono andata a tagliare con il mio filo è praticamente alto un 3 centimetri. Ecco, andremo adesso a stenderlo. Perché io ho preso come punto di riferimento questo libricino, tra l'altro anche con su scritto tecniche della ceramica. Questa è la forma rettangolare che mi serve per poter realizzare un bel libricino. Poi voi potete farlo della forma che meglio desiderate. Questo, per esempio, ve lo dico subito. Questo è un 13-21 e voi potrete farlo più piccolo, più grande, come volete, insomma. Adesso la nostra argilla posizionata sulla nostra tovaglietta, il nostro mattarello ben pulito, altrimenti imprimiamo sull'argilla e cominciamo a rollare. La rullata, per chi già mi segue da un po', deve essere abbastanza leggera, altrimenti facciamo gli avvallamenti e il segreto è girarlo in continuazione. Alle prime rullate risulterà un po' duro, poi man mano che giriamo si allargherà sempre meglio. Poi all'inizio è sempre un po' fredda l'argilla, quindi è meno facile che si stenda. Vedete, già adesso si sta allargando. Poi è chiaro che lo girate poi nella parte dove volete che si allarghi di più, no? Ecco, se volete essere precisi, potete anche mettere ai margini delle stecchette di ferro, di legno o dei supporti dell'altezza dove va imbattuta la rullata e quindi realizzate perfettamente il pezzo d'argilla dell'altezza, dello spessore desiderato. Ne faccio a meno, sinceramente, perché un po' l'esperienza, insomma, mi aiuta, vedete che si allarga? Mi aiuta un po' orientativamente, un po' l'occhio, ecco. E poi in queste cose non c'è bisogno di una precisione assoluta, no? Il bello è proprio questo. Vedete come si sta allargando? E non ci sono avvallamenti, perché io giro in continuazione. E girando in continuazione una rullata e via, e rigiro di nuovo. Poi voi avete il vostro supporto, che può essere anche un cartoncino, normale. Io adesso ho preso questo per farvi capire che la roba di riciclo che potete utilizzare è veramente varia.
Niente, io devo allargarlo un po' di più perché è più grande, insomma. E facciamo un bel briciole, insomma. Controlliamo. E adesso ci siamo, vedete? Come abbiamo girato un po', siamo arrivati allo spessore desiderato. Io ecco, lo faccio di poche pagine, vedete? Lo spessore sarà circa 1 cm, ma voi potete farlo anche di un paio di centimetri, insomma, come volete, potete fare lo spessore del vostro libro. Anche quello liberamente potete sceglierlo voi, non solo la dimensione del libro, ma anche lo spessore che va a simulare le pagine, no? Adesso vi faccio vedere. Un corpo unico, ci assicuriamo di tagliarlo bene con lo stecchino, un semplice stecchino da spiedino, che è più duro del classico stecchino, quindi ci dà l'opportunità di tagliarlo bene. Togliamo il libricino ci è servito come supporto e niente, ora cominciamo a piegare. Prima di piegare il nostro libro, lo facciamo a metà, così proprio come vedete. Sempre con lo stecchino andiamo a simulare con queste righine che non devono essere necessariamente precise, così dà l'idea pure di un libricino antico, vedete? Poi seguo su tutto il percorso, il perimetro del libricino, insomma, le righine che simulano i fogli di carta di un libro letto, quindi se non sono precise può dare l'impressione di un libro antico, proprio perché risultano imprecise, insomma, un libro letto all'infinito. Fatto così, adesso allarghiamo il nostro libricino. Prendiamo un paio di forbici e gli angolini, come vedete, possiamo inciderli alzare come se stessimo girando la pagina del nostro libro. E questo potete farglielo tutti e quattro gli angoli, o solo gli angoli delle pagine in basso. Questo potete deciderlo voi. Ecco qua. Facciamo un'altra qua. Bene. Poi con le mani cercate di sistemarlo. Poi, se avete una volta cotto, potete anche, questo è il libricino di prima, e con pochissimo tempo, adesso si deforma, è chiaro, se lo lasciate così, praticamente rimarrà in forma e poi potrete, insomma, anche sollevarlo una volta cotto e metterlo su un supporto che rimanga in piedi, insomma. Ecco qui, il nostro libricino è pronto. Al prossimo incontro e buon lavoro.